Oh bene, benvenuti! Beh, come avrete già letto dal titolo, oggi visiteremo Offida. E così siamo giunti a Offida, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Da sono le 6:30 e abbiamo tempo fino a 7:30 per fare un tour degustativo. No, anzi, cosa dobbiamo vedere, giusto? C'è da vedere qualcosa, mi sembra, un museo e qualcos'altro. No, sono tre musei e una chiesa. Tre musei? C'è un teatro. Ok, per 6 euro, incluso l'aperitivo, beh, ci stava, soltanto perché ho visto l'aperitivo, dopo ho detto, vai, c'è tutto incluso e dunque, bene. E ci ha detto che il posto che abbiamo scelto è abbastanza, cioè, particolare, dunque adesso fra poco vedremo. Sì. È stata una cosa bellissima. Mi hanno lasciato le chiavi nascoste e praticamente sono entrato in questa casa con porte del Novecento che facevo fatica ad aprire, però è una cosa fantastica. E adesso, dato che comunque non è più orario di visite delle varie cose che dovremmo vedere, andiamo direttamente a fare l'aperitivo, dato che si può fare enoteca regionale. Questo. E in questo momento sono nel parco. Beh, una serata comunque fantastica. Alla fine abbiamo mangiato in questa piazzettina dove ho mangiato un'ottima pizza e dopo io ho voluto ordinare ovviamente degli arrosticini, anche se non è proprio gli arrosticini qua nelle Marche, sarebbero più giù nell'Abruzzo, però ho detto dai, avevo voglia di arrosticini e dunque ho mangiato un po' di arrosticini, comunque veramente buoni. Ora che è prima mattina, sto facendo una passeggiata qua nel parco, situazione molto molto tranquilla. Avevo detto che non trovavo assolutamente nessuno alle 7 di mattina, però dai, pochino di movimento c'era anche comunque nel centro. Qua invece nel parco è totalmente deserto, ma comunque molto molto bello e caratteristico. Che poi il problema di fare delle scalinate nello scendere non c'è mai, il problema arriva adesso. Piccola parentesi, i vini piceni sono assolutamente consigliati, sono una cosa molto molto buona. Se non li avete mai provati, cavolo, dovete provarli assolutamente. Dunque, ricapitolando, il tutto funziona che con 6 euro si ha il diritto di accesso al polo museale del Palazzo dei Castellotti, alla chiesa di Santa Maria della Rocca e al teatro Serpente Aureo. Inoltre si ha una degustazione di vino locale con pane e olio. Secondo me è un'ottima cosa, più che altro perché a 6 euro, ecco, passo a macchine. Bene, come avete visto, Offida è un borgo del subappennino marchigiano, il cui territorio è posto interamente tra le valli del fiume Tesino a nord e del fiume Tronto a sud. Legata all'incertezza delle origini, anche la natura di Offida, come appare nelle prime testimonianze medievali, è oggetto di studi che non hanno portato ad una conclusione condivisa. Tramontate le tesi legate ad un'origine greca o romana, tra le altre teorie ha credito quella che risale il nome all'unione di due radici di origine indoeuropea, of come ricco e ida, monte o colle. Il biglietto comunque si può fare all'esterno delle mura o comunque in uno di questi siti, in uno qualsiasi. Ed è una cosa comunque molto molto bella, più che altro perché valorizza tutto comunque, tutta la zona. Cioè tutta la zona. Ci sta veramente, anche perché magari qualcuno non entrerebbe magari nel museo, non è che ti obbligano, ma comunque è una cosa che ci sta. Ah,
anzi mi hanno parlato molto molto bene del Carnevale di Offida. E cavolo, adesso mi hanno fatto venire voglia di carnevale, però se non sapete di cosa sto parlando, mi hanno detto di andare a guardare sull'internet trovate un sacco di informazioni sul carnevale, dicono che è una cosa veramente ma veramente bella. Tra l'altro Offida è pieno di iniziative, un sacco di iniziative nei fine settimana, o comunque vabbè non tutti i fine settimana, però d'estate comunque è bella movimentata, ma anche durante l'anno ci sono un sacco di iniziative, dunque cavolo, cosa mi rimane da dire? Offida è fantastica, cioè la prima volta che l'ho vista è stata una cosa meravigliosa. Dall'internet non si può capire bene questa cosa, non mi aspettavo granché, ma realmente ha meritato tantissimo. Tra le tantissime cose, Offida è entrata il 2 maggio del 2008 nel club dei borghi più belli d'Italia e ne ho capito le motivazioni, cioè è fantastica, dunque se ci passate dovete visitarla assolutamente, ve la consiglio. È veramente, ma veramente bella. E vai! Noi abbiamo praticamente alloggiato dentro a un palazzo praticamente incastonato dentro alle mura. E al di fuori delle mura storiche di Offida vi è tutta la parte nuova, che era una delle tante cose che dovevo dire, ma comunque a volte mi dimentico di dire certe cose. Oh, bene, c'è un super caldo e adesso siamo in direzione verso... Dov'è che andiamo? Ascoli Piceno. Ascoli Piceno? Sì, cosa c'è a Ascoli Piceno? Tante cose. Tante cose, e vai, siamo Offida e adesso stiamo partendo. E vai, super caldo. Oh, bene, abbiamo appena preso delle birre artigianali. Anche perché ce li hanno consigliate, dunque cavolo, se mi consigliano della birra per forza la devo prendere. In più ci hanno omaggiato questa fantastica birra da spalmare. Io la volevo acquistare, però hanno detto te la omaggiamo e dunque ho detto, vai! In qualsiasi caso, sicuramente saranno buone come tutte le, come quasi tutte le birre. Però sicuramente queste sono buone perché ci hanno detto che erano buone, dunque vai!